Sapete signori, a me piacciono tanto quei mazzi che permettono di pescare, quei mazzi che mettono insieme tante risorse, veramente concentrano tutto il potere semplicemente in un'unica mano. E sappi che i Danger ancora oggi, a più di qualche anno penso dalla loro uscita, sì sono usciti ormai da un pochetto, danno veramente tutto questo, quindi se vuoi stupire gli avversari, perché gli avversari non se li ricordano, gli avversari pensano che i Danger siano spammabili solo in qualche deck, lascia stare gli avversari che tu sei un over, quelli... Con questo fate delle cose molto molto belle, vi potete basare anche sul Dark World, so che a molti piace il Dark World, quindi vi abbiamo preparato una versione molto molto bella che si, insomma, si possa basare su tutti questi. I Danger, per chi non li conosce, sono mostri molto molto belli che devono essere rivelati all'avversario, l'avversario sceglie nella mano una carta, poi voi dopo la mischiate, se sceglie, se azzecca il danger che voi avete precedentemente mostrato, quel danger va al cimitero e si applicano degli effetti, altrimenti voi evocate il danger e pescate. I Dark World e le altre carte vanno bene, si triggerano al cimitero quando vengono scartate, quindi non vi dico poi tra l'altro con altre carte di contorno come distruggi carte, distruggi mano e simila, similia dovrebbe esserci, sì, no, perdonate ma insomma certe volte i dubbi vengono anche a noi. Non vi dico quello che potreste creare. E allora andiamo direttamente, facciamo una piccola mano di prova. Allora, ecco, avete visto? Abbiamo rivelato Danger Bigfoot, l'avversario ha sbagliato, ha scelto Brow. Molto bene, evochiamo Bigfoot, peschiamo Brow come se non bastasse, al cimitero ci fa pescare una carta, roba assurda. Ancora, Ogopogo. No, Mothman, scusate. Mandiamo al cimitero Grafa. Tra l'altro Grafa, il boss del Dark World, va bene al cimitero perché si può evocare proprio dal graveyard andando a... Mamma mia signori, bella roba, andando a tributare un mostro Dark World sul nostro terreno, va comunque un 2007, fate casini. Che è sta signori, Yu-Gi-Oh signori, se sei... Ecco, avete visto? Effetto, abbiamo utilizzato Danger Response Team, tra l'altro bersagliamo i nostri amici Danger, li rimettiamo nella nostra mano e ricomincia tutto. Mamma mia ragazzi, effetto ancora. Abbiamo pescato l'inizio della fine, stupendo, abbiamo scartato Mothman, grazie a Mothman abbiamo l'avversario ci scarta trade-in, mettiamo Mothman, peschiamo una, effetto di Danger Bigfoot, scarta la signorina Snow, mettiamo Bigfoot, ancora peschiamo, effetto di Snow, peschiamo, abbiamo pescato Brow, avete visto signori quanta roba ragazzi, oh, siamo partiti da 40 carte Siamo partiti da 40 carte, che macello signori. Facciamo Wee Witch Apprentice, in questo mazzo è veramente fortissimo perché lei va a potenziare di 500 tutti gli oscurità che abbiamo, sono tutti oscurità. L'inizio della fine signori, sì, riusciamo ad utilizzarla al primo turno. Per molti questa carta, anche solo qualche anno fa, era lo spazio. Era veramente la fantascienza cosmica. C'è un altro modo in cui posso dirlo? Scrivimelo sotto nei commenti. Veramente ti assicuro questa carta faceva veramente sognare. Oggi è realtà e possiamo utilizzarla al primo turno. Perché è così forte? Ci fa bandire tre mostri. Magari tre mostri sarebbe stata bandita. Ci fa bannare sette monsters nel nostro cimi e peschiamo tre carte. I mostri comunque erano 5, ma le carte insomma sono 3. Peschiamo, ecco, i cancelli del mondo oscuro. Tra l'altro guardate che bella questa carta. Tra l'altro guardate, ma a me... Signori, io veramente rimango di stucco. Veramente rimango di stucco. Se volete potete farvi anche voi questo mazzo. Sì, possiamo inviarvelo, signori. Così come possiamo inviarvi tutte le carte che volete. Lo sapete, signori. Potete entrare anche nel nostro gruppo dei campioni over. Il gruppo di consulenza che ormai dà il pane quotidiano di Yu-Gi-Oh! Veramente a tantissimi studenti un macello, ragazzi. I cancelli del mondo oscuro, fascino dell'oscurità, non smette mai di pescare, signori. Peschiamo, andiamo a bannare un mostro oscurità. Un altro fascino dell'oscurità, signori, che roba! Abbiamo pescato, benissimo. Distruggi carte, va bene, vai. Scartiamo, peschiamo, ancora trade in. Tutto questo al secondo turno già avrebbe distrutto cose multiple all'avversario, ha fatto un macello. Con Barat andiamo a pescare, due Chupacabra ed un Blackwing Zephyros, che tra l'altro dal cimitero si può rievocare pagando 4... Ok... Effetto, benissimo, vedi, di Chupacabra. Poi la cosa bella è che con Wee Witch Apprentice sono tutti potenziati, quindi tu hai tanti mostri belli pesanti. Peschiamo, molto molto bene, effetto di Zephyros. Ci rimanda in mano una carta, quindi di nuovo abbiamo tanti danger da poter triggerare. Si evoca sul terreno, quindi andando ad estendere le nostre giocate. Guardate quanto è poliuso questo deck, quanta roba che fa, quanto... E non è un mazzo difficile, non è un mazzo di quelli che devi combo su combo, ricorda a memoria diverse cose. Sì, per esempio io che ho una memoria, per le ragazze c'ho una memoria da elefante, per... oppure di ferro, com'era? Chi c'ha la memoria? Cioè...
Non lo so chi c'ha la memoria di ferro. C'è un animale che c'ha una memoria che si ricorda tutta. Per altre cose, come mazzi combo, ho una memoria da cervello di gallina. Quindi questo mazzo non richiede questo. Con questo mazzo devi semplicemente pescare ed evocare. Zephyros, ok, Chupacabra ancora. Vediamo che fa l'avversario, ok, mette Chupacabra. Però al cimitero Chupacabra che cosa fa? Ci rievoca un Danger, quindi ecco, tra l'altro evochiamo anche mostri che possono arrivare a 3500. Va bene, così via. Chupacabra, l'avversario sbaglia. Peschiamo e pesca, ok. Foolish Burial, mandiamo al cimitero altre carte. E qui, capite bene, signori, abbiamo fatto Trisbena. Così, tanto per abbiamo nel nostro cimitero tantissima roba, possiamo fare l'Akai, il dio della distruzione. Ringraziamo Jovit per questa traduzione, perché me l'ero dimenticato, per quanto Jinpachi Mishima Tekken 5 sia sempre questa parola, io me l'ero scordato, scusate. Potremmo fare Abominio Svincolato, potremmo fare Borrelot Dragon, potremmo fare anche tutti i Decode, potremmo fare i Nightmare, i Saryusha, pescando ancora di più, ragazzi, ma ce l'ho fatto Trisbena, giusto così per farvi vedere. Però ragazzi, da 40 carte siamo arrivati a 14 carte solamente a turno 0. Non è poco, ragazzi, non è assolutamente poco. Andiamo a vedere qualche altra mano, veramente. Andiamo a vedere, siamo contro. Stavolta giochiamo, andiamocela a giocare. Siamo contro. Tra l'altro l'avversario aveva in mano sto mondo e quell'altro, due scontri ad armi pari, o terminavamo subito oppure era finita praticamente. È bella roba, ragazzi. Abbiamo in mano comunque anche in questo giro, insomma, nel nostro laboratorio di prova, possiamo andare a farvi vedere qualche altra roba molto molto bella. Poi la cosa bella di questo mazzo è che ovviamente partendo per può partire sia primo che secondo, dipende dai mostri che avete nell'extra, dipende dai mostri che volete fare, dipende come vi piace giocare, ma a livello di core, di nucleo, questo mazzo è veramente molto flessibile, quindi potete giocarlo veramente sia a livello basico, sia a livello aggro, sia molto molto stiff. Potete giocarlo con un'impronta di secondo turno. Signori, tutto! I cancelli del mondo oscuro. Bene, Danger Mothman sbaglia, l'avversario manda al cimitero Mr. Bruce. Tra l'altro è un bellissimo Bruce. Anche a me il preferito. Qual è il preferito tu del mondo oscuro? A me il mio preferito era Gold, mamma che belli. Mondo oscuro, veramente. Ci fu quello Structure qualche anno fa, che tra l'altro oggi costa l'ira di Dio praticamente, che è veramente un sogno, ragazzi, un bel sogno. Adesso possiamo rimetterci in gioco con i Dark World. Vedete, rientra sul nostro terreno, bro. Effetto di Bigfoot, andiamo a scartare Zephyros d'Elite. Peschiamo, evochiamo, già stiamo a tre mostri. Non abbiamo fatto nessuna normal, ragazzi. Effetto di Zephyros d'Elite, estendiamo e rimettiamo nella nostra mano Bruce. Ok, paghiamo 400, evocazione normal di turno di Bruce. Effetto di del signor Mothman, peschiamo, evochiamo. Signore, vedete se abbiamo riempito il terreno. Facciamo ovviamente Witch Apprentice. Questo è più un pallino mio, a me piace farlo, perché vedete, potenzia tutti i mostri. E in questo caso facciamo secco l'avversario. Attacchiamo, infatti, vedete. Ok, l'avversario è stecchito, non può far nulla. Però voi potete fare anche altre cose, potreste fare eventualmente un Needle Fiber con cui abbinare l'Incross, potete fare veramente tante tante cose, potete addirittura puntare su dei link molto più articolati, insomma, bellissima roba, signori. E, cari signori, andiamo a vedere un'altra partita ancora. Qui siamo contro sempre un Danger, signori, e questo è indicativo, signori, fa vedere che l'avversario vuole fare il signore giocando addirittura i Danger. E questo di per sé va molto bene, perché possiamo andare a vedere come il mazzo si interfaccia con la copia di se stesso, come diceva Lara Croft in Tomb Raider 1, no? Dove tra l'altro c'era quel maledetto livello alla fine ad Atlantide, dove, no, eri contro il doppelganger, che tra l'altro hanno ripreso anche nelle partite dopo della saga. Non c'è miglior nemico di te stesso. E allora andiamo, ragazzi. Bene, l'avversario qui gioca molto più di impronta sui kaiju. Tra l'altro l'avversario evoca Jagalop. Non gli è andata benissimo, signori. Vedete perché non gli è andata benissimo? Perché lui punta tutto su queste carte, che per carità sono carte forti, Lightning Storm, che stanno a 70, 80, 90 euro a copia, per carità. Però vedete, molte volte, a volte, non sono tutto queste carte. Devi abbinarle alla giusta dose di fortuna, in primis, ma poi anche ai nostri amici over. Vediamo che dicono gli over, Vediamo un secondo che dicono gli over. Ah, ok, benissimo. C'è un ragazzo che ha fatto... C'è un ragazzo che si è fatto il Exodia, che tra l'altro è anche un compaesano, caro, non posso dire il tuo nome, però sappi che intanto sei un grande, perché hai fatto arrivare, insomma,
Cioè, tutto in diretta, signori. Però veramente è un compaesano. Quindi veramente vi mando un saluto forte, forte, forte. Un saluto, insomma, anche a tutti voi, signori. A tutti voi, a qualsiasi latitudine. Voi ci seguite, dovunque voi siate. So che ci sono parecchi fiorentini e parecchi emiliani che ci seguono. Un saluto, ovviamente, a tutta Italia, signori. Allora, che cosa facciamo in questo senso? Facciamo Drag Down into the Grave. Questa è una carta molto, molto forte, perché permette ad entrambi i giocatori di rivelare la loro mano. E che cosa va a succedere poi? Entrambi i giocatori scelgono una carta nella mano dell'avversario e la scartano. Giocata in questo senso è molto forte, perché l'avversario ha solamente una carta. Noi gliela scartiamo, lui ci scarta una, entrambi i giocatori poi pescano, lui ha pescato una carta che non gli serviva e abbiamo pescato un'altra Drag Down into the Grave. La riutilizziamo, gli riscartiamo questa carta, pesca Tsukinogo, gli abbiamo fatto fare una bella pescata a sto giro. Che cosa succede? Danger Chupacabra, vediamo, l'avversario sbaglia, evochiamo Chupacabra, peschiamo. Effetto di Brawl, si rievoca. Effetto di Dark War Dealings, giochiamo anche questa carta, è molto molto forte, signori. Entrambi i giocatori pescano una carta e scartano una carta. E gli abbiamo fatto pescare un po' troppe carte, eh? Gli abbiamo fatto pescare troppa roba, signori, eh? Scartiamo Snow, lui scarta giustamente Tsukinogo, ne triggera l'effetto. Tsukinogo è fortissimo perché si rievoca, quindi estende, perlomeno era protetto. E allora noi che cosa facciamo? Peschiamo, salta, abbiamo Grafa, ragazzi, è bello Grafa, guardate quanto è bello. Io, signori, mi dispiace, via. Ora, io non voglio fare queste considerazioni perché poi tutti, cioè, fanbase The Burning Abyss contro altre fanbase, no, non voglio questo. Però il Burning Abyss, che se vogliamo è stato il diretto concorrente, no, più fresco dei Dark World, che erano un po' più retro, i demoni dell'inferno, questi sono. Io me li immagino così, Grafa. Cioè, il Burning Abyss è una, ok, ricalca la Divina Commedia, ci stanno quei demoni così belli, assatanati, insomma, è il caso di dirlo, sono all'inferno. Però questi sono veramente mostri, capito? Mostri proprio di Yu-Gi-Oh! Quindi non so, ragazzi. Vabbè, comunque, la parola a voi, ovviamente, nei commenti di Daroventi, fatemi sapere. Abbiamo scartato Mothman, peschiamo Trading, anche Uomo Falena veramente forte, Grafa, effetto, distruggiamo. Facciamo anzi tornare Bro nella nostra mano e lo evochiamo. Avete visto? Già abbiamo il boss sul nostro terreno. Mothman, ancora scartiamo Trade In, peschiamo benissimo, mettiamo Bro. A questo punto facciamo Wii Witch Apprentice, potenziamo tutti. Sì, è fatta, ragazzi. Quando poi abbiamo questa roba, l'avversario fa veramente, si dice, pensa di essersi fatto una spada, dice, però poi no, si rende conto che è tutta realtà, signori, tutta realtà. Tra l'altro, guardate quanto è bello Grafa che arriva, signori. Ecco, anche se è arrivato a 3200, l'avversario ce l'ha. Ovviamente l'avversario non sta lì a guardare, eh. Onore e gloria al nostro avversario che ci ha fatto veramente, ci ha detto, la spada ce la siamo fatta noi, signori, perché ci evoca Kamesia, ci evoca il Thunder King, il Light Swarming Kaiju, Lightning Strike addirittura, guardate che bel nome, cattivo, e ribalta completamente la partita. C'è da dirlo, qualche volta si va in inferiorità numerica. Però, signori, che cosa succede qui, signori? È stato un bacello, ragazzi. Che cosa è successo? No, goditelo questo momento, perché poche volte è successa una combinazione del genere. Per me è la prima volta, devo dire, è la prima volta per me. Allora, lui ci ha evocato Gamesiel, però si era scordato che aveva Kyoto Waterfront, la terreno dei Kaiju. Che cosa permette questa carta? Una volta per turno, quando tre o più Kaiju counter sono su questa carta, può aggiungere un mostro Kaiju. Ok, va in combo con Gamesiel. Che cosa dice Gamesiel? Quando l'avversario attiva l'effetto di una carta, possiamo rimuovere due Kaiju counter, due segnalini di Kaiju da qualsiasi parte sul terreno, quindi dalla Waterfront. Annulliamo l'attivazione e banniamo quella carta. Quindi, signori, lui ci ha dato una carta con cui, vedi, si è arreso poi giustamente, perché dopo una gaffa del genere lo avrei fatto pure io. Ci ha dato una carta con cui si è dato la zappa sui piedi. Signori, che macello, ragazzi! Che bellezza, veramente, mi piace molto 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 questo mazzo. Mi piace i Danger, perdonami, però veramente, dimmi poi se sbaglio, però sono quei mostri che anche giocati puramente ci permettono di fare delle cose incredibili. A me piacciono questi mazzi, a me piacciono questi mostri che permettono delle vocazioni tutto fare, che permettono anche di riempire. È un modo di scombare questo molto bello. Non devi andare a triggerare chissà quali effetti dal cimitero, banni, fai questo, però devo ricordarmi il mostro Link, Needle Fiber, faccio questo, quell'altro, cioè. Sono mostri questi che ti danno anche, ti permettono di startare una carriera nel combo, se così vogliamo dire. Poi nulla ci vieta di andare a prediligere altri mazzi, oppure di, insomma, espandere
la nostra competenza, magari con altri mazzi scombanti molto più complessi come Infernoble, piuttosto che Dragon Link, piuttosto che Spiral, se proprio vogliamo, siamo dei nostalgici, oppure Zodiaco o quant'altro. Signori, grazie mille per la visione, grazie mille per averci visto. Vi ricordo che noi possiamo fornirvi tutte queste carte, possiamo fornirvi tutto quel che volete, basta semplicemente scriverci e vi faremo entrare anche nel nostro gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di consulenza, dove ormai ci sono tantissimi studenti che stanno tornando a giocare a questo bellissimo gioco. Grazie, grazie mille per, anche semplicemente per la visione, perché voi così facendo non sapete quanto supportate il nostro canale, permettendoci di rimanere qui su YouTube. Un grazie a tutti quelli che sono nel gruppo dei campioni over, un grazie a tutti i seguaci del canale, grazie anche a te se sei semplicemente di passaggio oppure se stai per ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! Ti consiglio di ricominciare a giocare, perché è veramente un gioco bellissimo, e adesso con la nuova regola che ci permette di giocare quante fusioni vogliamo, quanti Xyz vogliamo, quanti sincro vogliamo, prima avevamo delle limitazioni, oggi è veramente il momento migliore. Non resta che vederci al prossimo video, non vi abbandoniamo mai ragazzi, siamo sempre insieme a voi e vi salutiamo per questa serata. Buona serata cari signori e ci vediamo al prossimo video, come sempre, stay over, stay over, stay sempre oltre!